Puntata dedicata alle 5 Terre, questa Sergio Rossi. L'avevamo lasciata la scorsa settimana, già in partenza per quella che sarà la trasmissione del 7 di giugno, di cui parleremo poi più tardi nel corso di questa puntata. Tutto a posto? Tutto a posto, nel non ho capito perché lei si è messo la giacca io sono scamicciato che qua si stava bene ma lei è giovane, è giovane dentro e al fisico invece eh, per noi vecchi, giovani è tutto diverso puntata spettacolo questa delle cinque terre al momento ci troviamo tra eh, Corniglia e Manarola e Manarola in compagnia di due top Sergio Rossi eh, due sì, numeri è, uno eh, noi ce l'hanno indicati come i top quindi abbiamo già capito i nomi sono quelli di Guido e Lorenzo Guido e Lorenzo per raccontare in modo particolare Vernazza e Corniglia durante questa puntata Sergio Rossi ma iniziamo dal mare per far vedere parte delle cinque terre dall'acqua ma soprattutto per raccontare come sempre storie di persone iniziamo col dire che se stavano dietro a noi avrebbero già cioè se dovessero stare dietro a noi farebbero un altro mestiere perché perché, perché ci hanno calato un tremaio per levarci la voglia a noi e hanno preso neanche i soldi di, di mezzo litro di gasolio nel frattempo, però, iniziamo da qui. Poi racconteremo di vino, racconteremo di cucina locale per raccontare la storia di queste due persone. Che vita avevi prima? Avevo prima in giovane età, facevo il barista, poi mi sono dedicato completamente all'agricoltura con prodotti chilometro zero, un'ottima produzione d'uva. E... Dove? A Cornelia. E tu invece che vita avevi? Eh, io ero un biologo marino, anzi, biologo marino lo sono ancora, ma non lo faccio più. E poi ho lavorato a Genova per 14 anni in uno studio di periti navali. Sono ritornato a Manarola e ho deciso di fare questa scelta che era il sogno della mia vita. Tornato a Manarola perché le tue origini sono qui? Assolutamente sì. E poi cosa è successo dopo l'agricoltura? Dopo l'agricoltura ho acquistato una piccola barca da pesca, mi sono messo più o meno a fare delle piccole pesche. Ho incontrato Lorenzo e abbiamo acquistato questa barca molto importante per fare tutt'altre pesche e oggi cosa fate? Andate a pesca con le reti che avete tirato su anche per noi e poi la vostra economia si regge come? La nostra economia si regge con la stagionalità, con la stagionalità del mare e i prodotti che ci offre. Quindi, ora abbiamo finito la stagione delle seppie che è andata molto, molto bene quest'inverno e adesso ci dedicheremo a pesche un po' più lontani dalla costa, a pesche di fondale, sempre con le reti e con i palamiti. Non solo pesca perché, Sergio Rossi, questi prodotti dove finiscono, dove approdano? Finiscono io chiaramente per dare, per dare una, un finale degno di queste fatiche. Abbiamo aperto negli anni Uniti Turismo. Sopra Corniglia, dove vengono preparati degli ottimi piatti con le nostre verdure e i nostri pesci. Ma tutto questo, l'IT turismo nasce da porte in faccia, posso dire così? Più o meno, sì, perché veramente la fatica più grande sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista pesca era vendere i nostri prodotti. Dalle 5 terre non riuscite a vendere i prodotti che si fanno su quelle colline, su quelle montagne e su questi mari? Eh, purtroppo sì, devo dire sì, questa è la realtà. Non so come mai non farmi questa domanda, però veramente negli anni la fatica in assoluto più dura era vendere i prodotti. Quindi, in sostanza, voi avete detto: sapete che c'è, ce li facciamo noi, ce li cuciniamo noi e la gente se vuole viene a mangiare lì. Esattamente, quindi ho dovuto trovare questa idea. A... Questa idea è molto bella, devo dire che il cliente rimane molto, molto contento e uniamo le due cose: l'agricoltura e la pesca. È un'ottima produzione di vino. Allora, siccome da questa parte non posso fare la domanda, la faccio da questa parte, guardando lì. Stia attento: abbiamo appena iniziato la trasmissione che ce la chiudono immediatamente. Ma com'è possibile parlare di qualità, di chilometro zero, di parole di cui ci riempiamo la bocca e poi ascoltare voci così, nel frattempo, fiumane di gente che salgono sui sentieri lassù? Con non, non, è, non sono nemmeno così stupito, sinceramente, perché bah. se lei oggi depurasse in generale quello che chiamano mondo del food di tutti i discorsi inutili che fa, le rimarrebbe forse un 2-3%. Cioè i 3 quarti, i 4 quinti della gente fa discorsi, poi ci sono due cose fondamentali. La prima è che alcuni della categoria dei ristoratori guardano il più possibile all'economia. Dall'altra parte, a loro ragione, c'è il fatto che quando tu dici questo è un buon prodotto, questo è sano, l'hanno pescato loro, l'ha coltivato loro, però poi lo devi mettere nel piatto, alla fine poi non c'hai la sostenibilità perché magari ti dicono, eh, ma costa troppo. E quindi siamo tutti bravi a dire vogliamo la roba bella, vogliamo la roba buona, vogliamo la roba sana, però poi alla fine qualche volta non siamo disposti così a magari rinunciare a un'altra cosa e mangiare, scegliere il miglior cibo. Lei sa che uno dei problemi più grandi degli ultimi 20-30 anni è stata la destinazione delle risorse. La destinazione delle risorse è cambiata per esempio nel campo dell'alimentazione e quindi è evidente che questo è un problema generale, anche se noi sappiamo che c'è un altro problema che è quello della standardizzazione. È molto più facile per un ristoratore dire allora io so che vado da Gilberto S.P.A. e mi manda tutti i giorni questo, tutti i giorni quello, tutti i giorni quell'altro, sempre uguale, identico, sempre fatto così, da cucinare così, eccetera. Invece lui mi dice, io domani non so se pesco le seppie. se però domani pesco un altro pesce, lo vuoi? Ma non lo so, lo, eh, cioè, diventa, c'è anche tutto questo, cioè, è una cosa abbastanza complicata, dovrebbe essere una questione più, più diretta, però secondo me il fatto del, di loro... Che l'abbiamo percepito quasi come un ripiego. In realtà, bisognava pensarci addirittura prima, cioè dire: Io faccio buoni ortaggi, faccio buoni pesci, ma perché non me lo faccio da me? E, e così chiudo la faccenda. E ci arriviamo, ma nel frattempo mi piacerebbe spiegare su queste immagini di reti che tipo di pesca è quella che stiamo vedendo. Quella che abbiamo fatto oggi è la pesca costiera col tremaglio ad Imbrocco. E la sua stagione qual è? La sua stagione è sul finire, diciamo, soprattutto per la pesca della seppia. Ed è prolungata per l'intero inverno. E questa è una pesca che si fa tutto l'inverno, sì, sì, da ottobre fino a aprile. E normalmente cosa si prende? Seppie. Mm. Sì, sì, noi questo lo usiamo per le seppie, poi durante la, la scaduta di mare, nella mareggiata, si cala un altro tipo di rete per il pesce bianco. Ora si cambia e in estate che pesca sarà? E in estate adesso ci allarghiamo un po', andiamo un po' fuori, 7, 8, 10, 12 miglia e peschiamo a fondo. Nel frattempo, per ritornare sul discorso che mette insieme agricoltura e pesca... Questa formula oggi sta in piedi, sei contento di averla sperimentata e di metterla in pratica anche con l'aiuto delle nuove generazioni? È fondamentale, la soddisfazione che riscontro, i clienti rimangono molto, ma molto contenti. Poi quando ho la possibilità di spiegarci i piatti, di raccontarci la storia del pesce, anche, che, anche se tante volte non è pesci di prima, cioè pesci abbastanza tipo la razza, la tracina, il pesce prete, però quando ce la racconti, ce la cucini bene, lo sfiletti e la gente rimane non contenta di più. Cioè, tu dici, avrei dovuto pensarci prima, un po' come sosteneva Sergio Rossi, e in sostanza eh, sei un uomo felice, soddisfatto? Sì, sì, da questo punto di vista sono molto soddisfatto, è stata la chiusura di, del cerchio, diciamo. poi aver trovato Lorenzo, devo dire che mi ha dato una mano notevole. E tutti gli sforzi che ho fatto nel, negli anni devo dire che ne è valsa la pena. E oggi, voi, che percezioni avete invece del tema più attuale di cui si dibatte, quello lassù, quello delle persone a numero chiuso sì, numero chiuso no, insomma, del sovranumero di cui parleremo anche in questa puntata? Eh, io ho la percezione che se continua a essere gestito così, anzi a non essere gestito così, diventerà un problema grande per noi. Per il momento è un grosso fastidio. Ma eh, si tradurrà secondo me a breve in un grande problema. E c'è una soluzione vista Ma, dal mare? Probabilmente ce n'è anche più di una di soluzione. Il problema è avere il coraggio di prenderle. Ad esempio? Ma secondo me la cosa più immediata che si può fare è cominciare a gestire i grandi gruppi che sono quelli che invadono i paesi in maniera istantanea, che si fermano massimo un'ora, che vengono e non sanno nemmeno dove sono, l'importante è fare il selfie in quel punto lì dove tutti dicono che bisogna fare il selfie. Ecco, secondo me contingentare questi grandi gruppi è la prima azione da fare, assolutamente. Riguardo alle immagini invece dell'agricoltura che stiamo vedendo... Tra i tuoi orgogli c'è quello di fare l'intera produzione di tutto ciò che nasce a Corniglia. Di tutto ciò che nasce a Corniglia. A volte presentiamo dei piatti su Turismo che, dall'origano all'olio, al vino, all 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 al basilico, all olio, all olio, al pesce, alla patata, è tutto di produzione propria. Cioè raccolto, raccolto magari mezz'ora prima. A proposito di numeri tu dici a me i numeri non interessano in quella struttura. No, non interessano anche perché ho delle regole da rispettare, non posso far sedere più di tante persone alla volta, a me mi basta poco, cioè mi basta so, 30 coperti al giorno. I vostri figli cosa dicono del vostro lavoro, del vostro cambio di vita, della vostra vita attuale? Ma allora, io ho tre figli di cui due più o meno in grado di capirmi, uno è ancora troppo piccolo, mi guardano, mi guardano un po' straniti e secondo me quella che è più stranita di tutti è mia moglie che non sa bene dove posso andare a finire però io invidio Guido da morire c'è cioè un'invidia buona eh, non è un'invidia cattiva perché lui i due figli suoi che ce l'ha più grandi dei miei sono lì a lavorare con lui quindi per me la soddisfazione, il sogno è quello di avere almeno uno o due dei miei figli che capiscano l'obiettivo, che capiscano che vale la pena faticare un pochettino di più ma lavorare nel proprio in questa terra qua e quindi io aspetto con ansia che raggiungano l'età per cui qualcuno salga sul peschereccio oppure mi segua in una di queste avventure. Ecco. Una grande soddisfazione diciamo. Grande soddisfazione anche se, veramente, a volte ho un pochino di panico perché li ho coinvolti tutti: da mio padre ai miei figli, tutti a fare qualcosa, a raccogliere, a cucinare, a pulire, a sistemare. Quindi boh, ci stiamo provando. Oltre l'orto, Sergio Rossi, oltre la pesca, e poi lascio la palla a lei: eh, succede in piena stagione che anche i turisti vengano su queste imbarcazioni a guardare queste reti, a guardare le canne da pesca eh, e a dire che cosa? A dire no, più che altro a raccontarci noi veramente la vita, alle cinque terre, l'area marina protetta, la pesca, i pesci... E le, le reazioni vanno. quali sono? No, le reazioni sono fantastiche, anche perché sono supportato dal biologo marino. Quindi... Ma un po' Disneyland oppure Mondo concreto? Cioè lo percepiscono come un cartone animato oppure... Ma devo dire no, devo dire che abbiamo una clientela molto selezionata, sono molto attenti, quindi devo dire che siamo anche da questo punto di vista molto fortunati. No, volevo aggiungere una cosa su di sì. che dice io non... Non sono più biologo marino, anche se lo sono ancora. E io credo prima di tutto che biologo marino uno rimane per sempre, anche perché è in mare, non è che esatto. è andato su a fare l'alpinista. Però una cosa che vorrei sapere è, da biologo marino con un po' di esperienza, perché comunque è stato anche in giro, la pesca come si affronta? Cioè uno dice, sono un biologo marino, lo saprò com'è il mare. E la pesca? La pesca va affrontata in maniera responsabile, io quello che ho trovato mettendo il naso dentro questa categoria da pescatore, trovo che c'è poca consapevolezza da parte dei pescatori, quindi ci vorrebbe un po' di biologia marina a tutti. Da giornalista invece è evidente, da cronista, che la notizia per me incredibile è quella il nostro pesce, non riusciamo a venderlo non riuscivamo a vendere neppure gli ortaggi, in questi dieci anni un po' la percezione è cambiata, post alluvione, post eh, tanti articoli di giornali, tante trasmissioni, o è sempre quella? Ma un pochino è cambiata, devo dire, poi non so, saranno questi canali, questo Instagram, questo Facebook, quindi il, cliente, il mio cliente, devo dire che arriva molto molto preparato. Si arriva soltanto a piedi da voi o anche in macchina? Si arriva a piedi lungo il sentiero Corniglia Vernazza o se no con la macchina si parcheggia un pochino prima. Vorrei aggiungere una cosa, devo dire che la cosa, la cosa che mi fa, che mi rende più felice veramente è veramente un omaggio nei confronti degli anziani, quelli che c'erano prima di noi, che ci hanno lasciato un paradiso. E io almeno ci provo finché posso difendere ciò che ci hanno lasciato. La piantiamo qui. Non prima di avervi ringraziato, grazie davvero di cuore di questa grazie. accoglienza. Il viaggio in Liguria nelle 5 Terre è soltanto all'inizio. Dopo la pausa, dopo queste immagini splendide ancora di agricoltura e di mare, andiamo, Sergio Rossi, per vino, per vigneti sopra Vernazza. Si toglie grazie. la giacca? Se vuole. Eh, sarà meglio. Andiamo. Un'inquadratura speciale, Sergio Rossi di Vernazza, Vernazza dall'alto in mezzo ai vigneti, d'altra parte l'abbiamo vista dal mare, non si può non regalare agli amici da casa anche una veduta da queste parti. Cucinoso. Meraviglia assoluta, cioè venire qui per guardare giù è spettacolare, venire qua per lavorarci <ride> un po' meno. Chi lavora è lei, la sua famiglia, il nome della padrona di casa, del vigneto, in questo caso è? Kirsi. Ma soprattutto lei. Ha messo subito le cose in chiaro, quando gli americani o chi arriva da lontano, arriva da queste parti, beh, insomma, alle volte può succedere che ti scambi per un animale dello zoo. Eh sì, eh, ti guardano, guardano quello che fa, incuriositi, scattano foto, come se fosse una rarità, <ride> è un altro mondo, per loro è un altro mondo. Abbiamo sperimentato anche noi con il tradizionale trenino, ma soprattutto guardandoci intorno, qui si lavora a quale vigna? Dunque lavoriamo le vigne, abbiamo il bosco, il vermentino, picabù, l'albarola e il ruzzese e poi ci dedichiamo anche al rosso con il Sirà, la pollera, l'uva locale e il cavernè. Le avversità da queste parti sono quelle più volte raccontate, la siccità durante l'ultima stagione, il trenino che va e non va, l'abbiamo sperimentato anche noi, ne parleremo ma soprattutto in questo momento gli animali selvatici. Eh, ahimè, molti cinghiali, caprioli, proprio stamattina ho avuto una sorpresa, sono rientrati i cinghiali, non sappiamo da dove ci cerchiamo di difendere, ma sono, sono furbi, riescono a entrare sempre e fanno danni, molti danni, danni sia strutturali, rompano muri, sia al terreno, quando poi c'è l'uva mangiano l'uva, è un problema. Una vita di fatica la vostra, la tua a livello personale, divisa tra Vernazza e Pisa, dove ti occupi anche di api, di miele, ma tu dici nonostante tutto questo e quello che racconterà Sergio Rossi guardandosi verso il mare, non cambierei per nulla al mondo? Assolutamente no, assolutamente fatica, comunque sempre a piedi, lavoriamo tanto di gambe, di braccia, ovviamente non abbiamo mezzi, non, trattori, non c'è niente, però la soddisfazione è, è infinita, perché comunque quando arrivi qua su, stanca della salita, delle scale, ti fermi un secondo seduta, guardi il panorama e dici vabbè, dai, ci posso stare, sì. Sergio Rossi, lo considerano anche un dovere eh, loro, coloro che portano avanti questi terrazzamenti, queste vigne tenere in ordine il territorio con le Cinque Terre patrimonio dell'UNESCO, ogni volta la magia lei diceva è la stessa. Eh, i sentimenti, i discorsi, quello che viene alla mente? Beh, sì, e questo succede a noi che da Liguri siamo intanto consapevoli di avere un territorio che è tutto sali scendi. Conosciamo bene o male le cinque terre e quindi non abbiamo necessariamente quell'impatto di stupore. Alla Disney, al contrario, che possono avere gli americani, che secondo me veramente loro pensano che qua la sera smonti tutto e al mattino rigonfi tutto e riparte la giostra come se fosse Disneyland. Eh, eh, noi, questa roba qua è una roba secolare, e alla fine, però, quando arrivi, hai sempre questa, questo impatto incredibile, questa sorpresa meravigliosa e questa grande, io almeno, questa grande riconoscenza nei loro confronti, perché poi alla fine. Cosa sarebbe tutto questo senza le terrazze, senza i contadini, senza l'uva, senza il vino che diventa un vettore straordinario di promozione anche del territorio e della nostra cultura? Non so che parte gli mancherebbe, secondo me è la più grande parte. A proposito di turisti, eh, da lavoratori, da residenti, con i sensi unici, come andiamo? Qual è la vostra visione attuale? Bah, non so se sia la soluzione, non penso sia la soluzione al problema. Soluzione non si conosce, è molto difficile, però al senso unico non penso che risolva. Da voi dite da una parte c'è il nostro lavoro, da una parte sono benvenuti i turisti che portano reddito e portano economia, nel frattempo arriva uno dei tanti treni che approda qui alle Cinque Terre, dall'altra parte però in sostanza forse il numero diventa eccessivo. Sì, forse sono troppi, ma anche proprio per gli stessi turisti, perché spesso cioè, li vedi in fila, in fila, solo in fila, non, non si godono nemmeno per più di tanto nel panorama. Nel... No, perché ce n'è veramente troppo. Bene che ci siano, però forse in un modo o nell'altro bisognerebbe cercare di, di contenerli, non lo so, di regolare il, il turismo proprio, non so. Le prospettive sono sempre diverse, se guardi le cinque terre dal mare o se le guardi... Qui, dalla, dalla montagna, dai terrazzamenti, là sventola una bandiera americana. Ma da autoctoni con la bacchetta magica, quale sarebbe la prima cosa da fare per le Cinque Terre? Per Vernazza, ma Vernazza va bene con me, dai, no, va bene con me. Secondo me, sì, ecco, regolare il turismo, regolare il turismo, quello sicuramente, mantenere vivo il paese, ecco, questo sì, mantenere vivo il paese anche nell'inverno magari. Riuscire comunque quando la stagione è un po' più calma sarebbe molto bello se fosse comunque tutto vivo. Ora ci occupiamo di capire come Marco Rezzano eh, più volte ci ha insegnato cosa, fa, cosa si fa di questi tempi in vigna, però Sergio Rossi le sue considerazioni davanti a queste riflessioni. Guarda, le mie considerazioni sono due. Uno, quando nei paesi c'è troppo turismo cambia la fisionomia del paese perché si sbilanciano le economie. Succede che chi ha un piccolo negozio che teneva aperto mh, deve vendere perché quello che è il proprietario dei muri dice: Io ci posso ricavare più affitto. Io dentro non ci sto. però arriva quello che fa i coni di fritti per quelli che arrivano la domenica e dice: Io ci sto e ti fa i coni di fritti. Tu ti trovi pieno di negozi da gente di un giorno e tu che ci vivi sei completamente disarticolato nella tua struttura. Allora io dico. Se vuoi fare l'amministratore fai l'amministratore, se no non è che ti pigliano e di oggi arriva uno e dice te fai l'amministratore, no. L'amministratore deve prendere delle decisioni. Secondo me le decisioni sono che devi ridurre o modulare questo, questo turismo, che non vuol dire che chi ha i soldi viene e chi non ha i soldi non viene, semplicemente che quel giorno lì ci sono dei prenotati vengono gli altri no. Però ci deve essere un modo di regolarlo. È chiaro, è evidente che ci sono modi che scontenteranno, però si possono anche fare dei tentativi, cioè si può decidere che nel 2024 fai questo tentativo pronto a essere smentito e dire no, questo tentativo non andava bene. Però non si può continuare a parlare di questo discorso, già ne parlavamo tre anni fa. Finché poi succede che in un ammassamento di quelli dei giorni terribili si schiacciano in quattro, ci muoiono, allora automaticamente lì si può decidere tutto. Eh, facciamolo prima per il bene di tutti, ma soprattutto per il bene delle comunità, perché se svuotiamo le comunità, poi allora diventa tutto veramente di plastica qui. Eh? Veniamo a noi, veniamo a quello che qui invece resta 12 mesi all'anno, 365 giorni, cosa si fa all'inizio di giugno in vigna? Dunque, in questo periodo stiamo facendo la potatura verde, togliamo i germogli, togliamo le foglie per fare areare un po' i frutti che stanno nascendo, stanno nascendo i fiori. Quindi adesso è un periodo di, di mettere ordine nella vigna, dobbiamo mettere ordine nei rami, togliere i germogli di troppo, fare un, un lavoro sistematico di pulizia, diciamo. E una volta arrivato in fondo al lavoro si riparte da capo perché nel frattempo con questa pioggia di questi giorni nascano, cioè, le piante crescano veramente in modo esponenziale. Sì. E contro i cinghiali, eh, al di là dei cancelletti che evidentemente non servono più, quali rimedi? Eh, al momento nessun altro. Se lei si fa mangiare l'uva al parco che promozione fa di che vino la fa la promozione. Quindi però anche lei il parco... sa che c'è anche la sensibilità animalista molto forte, molto spiccata. Che insomma dice siamo obbligati a trovare una mediazione. Allora va benissimo, però l'animalismo è un conto, il lavoro è un altro conto. C'è sempre il solito discorso, basta che a loro gli diciamo: torna a Pisa a fare il miele. E allora lei va a Pisa va a farsi il miele, non perde tempo qua a star dietro la vigna, a togliere i capi, eccetera, per poi arrivare al cinghiale e decidere lui. Eh, da una prima o poi dovremmo decidere anche noi, no? Non che eh, il miele sia rose e fiori, tra Cina. Eh, anche adesso questo discorso? Sì? Sì, sì, noi non cancelliamo nulla, no, come no, come non no? cancellate niente. No, no niente, noi siamo qua e eh, diciamo le cose che pensiamo. Ma se vuoi aggiungere no, no, qualcosa. No, 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 no. <ride> Però per le api, api quest'anno sarebbe andata anche meglio, le fioriture che mancavano gli altri anni c'erano. No, è stata la pioggia, la pioggia che Eh sì, io, quello sì, non sì. fa tanto bene. Per chiudere su queste immagini splendide di vino di Massimo Fornasiere, che vino è il Vermentino? Eh, il Vermentino è un vino, è il nostro vino, non posso dire. Va assaggiato, eh. anzi, ve lo faccio assaggiare. Sempre pronti, soprattutto <ride> l'operatore, ma voi dite non soltanto bianco da queste parti? Eh, no, siamo un, pochi a fare il rosso. E è stata una grande soddisfazione, è un vino poco, però un vino comunque delle Cinque Terre e quindi Qual è il rosso e... più promettente secondo voi adesso che avete più no, promettente noi un per unico qui. Rosso. Ah, Facciamo uno solo? solo, un rosso che sì, sarebbe sì. si chiama Cheo, ah. Keo rosso, sì, abbiamo un rosso, tre bianchi e lo so quando vi ho chiesto ma la, la produzione qui dove finisce, tu hai detto nei ristoranti locali e nella vendita presso la nostra degustazione, anche perché più di quelle bottiglie non ci sono, che è la bellezza. Certo. Poi, no? Sì, no, 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 è importante. Comunque il vino è il nostro, noi produciamo il vino con le nostre uve. Una volta finito, fine. Non andiamo a cercare vino altrove o uva da altre parti, quindi è proprio vino, vino nostro che produciamo noi e basta. Quando sono finite le bottiglie... Sono eh, anche il miele, quando è finito, è finito. <ride> sì, però c'è chi magari riesce no, a integrare, ma noi no, noi usiamo solo il nostro. Ha detto tutto senza dire. Bene. <ride> Grazie davvero. Vernazza va bene così eh, Sergio Rossi? È il titolo. Ci fermiamo qua. Vernazza va bene così. Allora, cioè, ci guardi dietro, semmai che non va bene così. Il nostro viaggio continua attraverso le Cinque Terre. Grazie di questa accoglienza e sappia il trenino per andare giù non funziona, se è ingolfato. Io ho provato, ma secondo me se andiamo là adesso sta lì, è stato lì un po'. Quei motori lì vanno sempre. Boh, dite voi, eh, pausa e arriviamo. Dopo il mare, dopo i vigneti, Sergio Rossi, non che potessi tenerla a stecchetto. Eh No, anche perché qua eh, sono posti che stecchetto non lo fai mai. Eh. Dopo aver camminato è giusto anche rifocilarsi e rifocilarsi all'insegna della qualità, della tradizione, di quello che qui è il Manifesto, che va avanti da 50 anni. La signora, simbolo di questo ristorante, si chiama? Dea Gasparini. È una storia di famiglia questo locale. Certo. Sì. E oggi come si sta in mezzo alla ressa dei turisti di tutto il mondo? E stiamo un po' a riparo però va bene così. Ma rispetto a 50 anni fa è roba diversa? Ha voglia, c'eravamo noi e basta e c'erano 10 persone. Ma secondo lei qual è stata la svolta? Che ha fatto cambiare le Cinque Terre, Vernazze eh in questo momento. Perché, perché Vernazza è bella, le Cinque Terre sono famose in tutto il mondo. C'è stato un episodio, c'è stato qualcosa? Il dopo alluvione o era già così prima? No, era già cominciata anche prima dell'alluvione, poi con l'alluvione invece. Senta, quel signore lì ha detto fuori onda, è una roba incredibile quella che sta preparando la signora. Ma come lo accoglie? Che piatto gli prepariamo? Vedo delle acciughe. Le acciughe al forno che si chiama Tian alla Vernazzese alla vernazzese esatto. Tian, diciamolo, eh, per i nostri eh, eh, ecco Tian, per gli americani che ci seguono, <ride> è il tegame detto ciò, come si parte? Vedo gli ingredienti, intanto raccontiamo gli ingredienti eh, cominciamo con aglio, ehm, cipolla e carota e facciamo il fondo Sì. in questa maniera poi mettiamo un po' di sale grosso benissimo fatto così poi cominciamo con le acciughe. Ecco, le acciughe, le che acciughe sono le acciughe di Monterosso, vengono aperte senza la lisca, poi si ripiegano e si mettono in questa maniera. Però ha capito la finezza? Prima gli leva la lisca, no che lei mangia già scialesche. Ma qual è il periodo giusto per le acciughe? Questo? Sì, eh, sì, adesso. sì, sì adesso, adesso in inverno. No. Poi queste sono proprio belle, vedete che sono piccoline, sono proprio le nostre. Non si so. Fan a Boulà, giusto? Sì, uh, fanno fan a Boulà eh. e quando fanno a Boulà, i pescatori. E in italiano, come si potrebbe rendere fan a Boulà? Eh, non saprei dire, ma fanno, non lo so. Bo... Non lo so neanche. Le bolle, so eh... no, no, la Boulà vuol dire che sono un gruppo di acciughe messe assieme, un po' come si dice per i funghi, no? Come diceva, no. Come diceva De André, fanno il pallone. Si dice no. fanno il pallone, per, eh, però, per in quel, realtà sì, si mettono, si mettono tutte assieme. Però poi non so se ci sia un termine specifico per indicare nei pesci quella, quel gruppo di, di, di pesci. La messi signora sta assieme. continuando con una forma geometrica, quasi eh, sì. e, e le acciughe, per venire bene questo piatto, come devono essere come grandezza? Così? Queste qua sono le migliori perché sono le nostre, quelle di Monte Rosso. Vanno messe molto vicino una all'altra, perché poi cuocendo si restringono, se no poi rimane. Il... Ha capito? Perché lei ha detto che è così speciale questo piatto che sta preparando la signora? Perché l'ho mangiato, <ride> eh, quindi l'ho mangiato e sembra una roba semplice, semplice, Hai lo vedere, è, certo. lo è semplice. Poi però quando lo fai bene è, è ottimo e soprattutto secondo me è uno dei modi in cui le acciughe eh, vengono nobilitate eh, è bello perché cioè, chiaramente l'acciuga fritta quello che vuoi però così è un piatto che te ne mangeresti con la farita lo mangeresti tutto e Bé. poi ci sono le patate noi le facciamo anche con la giada fritte poi con la giada con la giada eh, lagliata eh. e quando proponete un piatto del genere i turisti cosa dicono? Lo conoscono intanto? noi lo facciamo conoscere, quando uno è un po' titubante gli dice no ma assaggia, e poi assaggia dico ah però! Ma è un piatto che penso che piaccia sì. abbastanza in generale. È facile da mangiare, non essendo la lisca, è tutto più facile. No? Voi lo proponete come antipasto, come secondo? Come secondo, o come antipasto anche se uno vuole. Però poi è piuttosto è famoso eh, per Vernazza. Cioè sì. Io so che la gente che viene a Vernazza, sì, conoscendo un minimo Vernazza, se possibile, se è stagione, chiede questo piatto. Ecco, sta terminando questa fase e poi, signora, cosa succederà subito dopo? Adesso glielo faccio vedere. Volevo metterle bene, perché se non le mettiamo bene, come le dicevo, poi Terzo. si stringono, per cui rimane... Il ecco, adesso mettiamo un po' di sale grosso sopra le acciughe. Sì. Ma i rifornimenti qui, per un ristorante come voi, arrivano via mare? No, no. terra. 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 Mm, sì. Quindi con le difficoltà del caso. Anche, e ora right? le patate. Certo. Eh. Poi mettiamo le patate. Patate, tema delicato. Questo signore arriva da Montoggio, sa che Montoggio è una delle patrie delle patate. E noi invece abbiamo Pignone, ah, <ride> il derby. Derby. Ma no, non è un derby. Dove siamo stati, peraltro? Eh, per non è ricorda. un derby, è giusto. Loro sono qua vicini, è giusto così. Eh, 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 le ora. Sempre con piacere quell'azienda di Pignone che avevamo visitato lì anche Fanno, nel delle, fanno delle ottime patate. Noi esatto. non dobbiamo, io non ho paura a dire che sono ottime, certo. Io sono di Montoggio e eh. io sponsorizzo le mie, ma dalle mie parti non è che devo venire qua a vendergli le patate di Montoggio. Il bello della Liguria e soprattutto le patate: quale apporto danno a un piatto del genere e come devono essere? Le patate devono essere tagliate non troppo sottile sì. perché sennò poi si rompono e devono essere buone logicamente. E vedo una cura anche lì certosina nel predisporre le patate. Il tiang, che in italiano si rende come tegame, 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 sarà completato di patate. A quel punto, la fase successiva prevede? Mettiamo poi il pomodoro, sì. mettiamo il vino, che non me l'hanno dato. Che glielo chiediamo? L'olio. Allora, il cucinoso si occupa di andare a chiedere il vino in cucina. Nel frattempo noi terminiamo questo tegame con le patate e ci avviciniamo al momento del pomodoro. Il pomodoro deve avere qualche caratteristica particolare? No, del, della passata di pomodoro, sì. che anche questa la facciamo noi quando c'è poco da, da fare, da lavorare. E allora, Sergio Rossi stiamo per mettere insieme tutti i tasselli. Abbiamo iniziato con tempo che la signora Torna mette l'origano, dicevo abbiamo iniziato dal mare con la visione di Vernazza dal mare e poi quei vigneti, adesso la cucina. Il puzzle è quasi completo? Eh sì è quasi completo perché poi veramente piatti come questo insieme a tutto il resto ti fanno portare poi nel cuore il ricordo di questi posti. A proposito di vino che è arrivato, che vino inserire? Il vino delle Cinque Terre, il nostro vino che ci fanno... Gianni Franzi. Nel frattempo il pomodoro sta per essere predisposto, Sergio Rossi, è con l'occhio invece di un ex fornaio, di un bottegaio che segue queste vicende da quando è nato, chi volesse predisporlo, crearlo non all'interno di un ristorante ma nelle mura di casa, nella propria cucina, Come? a cosa stare attenti? Direi che è semplice farlo, bisogna soltanto se uno non è capace... Chiedere al proprio pescevendolo di farsi pulire le acciughe se uno non è capace, altrimenti non è così difficile con la testa, le apri, levi testa e spine. È importante quello. Un po' d'acqua, certamente, diamo il tempo alla signora eh, di fare questo micro viaggio in eh, che cucina. Io sì. è che non, no, Io credo che molti americani sì. non sapranno che il loro apporto, cioè l'apporto americano, se lei ci pensa, il pomodoro e le patate, che sono due ingredienti fondamentali, è roba che è arrivata dall'altra parte del mondo. Anche Abbiamo visto sventolare curiosa. su quella collina la bandiera americana, beh, ha ragione. Insomma, sì, diciamo che questa non è proprio America, quella della, della, della Union Jack, però comunque è sempre continente americano e metà di questo piatto è continente americano. Le posso svelare che più avanti, all'interno di questa trasmissione, faremo anche una prova scientifica di come il nostro cibo possa valere come vera promozione turistica, perché ci Così metteremo era. a fare il pesto sulla piazzetta di Vernazza. Aglio, ah. e eh, aglio, aglio e prezzemolo. prezzemolo, dice la signora. Se no perdiamo un passaggio a casa. Ah, eh. no. <ride> Dopo il pomodoro, aglio, e prezzemolo. Rosmarino. aglio prezzemolo e rosmarino. Sì. Quindi aglio, aglio e prezzemolo eh, tritati sì. e un po' di rosmarino fresco. Esatto, Buono. Esatto. Sì. A questo punto, con il profumo che in televisione non si può ancora certificare, ma noi certifichiamo esista e come. Arrivati a questo punto, signora, lo mettiamo nel forno. Un po' d'olio, dice il cucinosofo. Eh, sì, l'olio ci va sempre in cima. Sì, Siamo in Liguria. Siamo messi bene anche sotto questo punto di vista, dalle 5 terre e alle spalle di Vernazza. E si può mettere in forno. Lo Quanto deve forno? cuocere? No. Un'oretta. Nel frattempo, Sergio Rossi. 40 minuti, un'ora, insomma. Eh, lo controllate, eh. Bisogna controllarlo a All casa. A ca sì, ma a casa uno può tirar via, può, può guardare certo. le patate. Cioè non vi dovete formalizzare, non ci sono i tempi fornicanti. Con cambia. una forchetta sì. l'importante è che siano cotte le, le patate. E qual è l'abbinamento migliore, secondo lei, come vino? E i nostri bianchi sono con le acciughe. Cioè fermentino per esempio. Eh certo. Nel frattempo, Massimo Forasier vi sta mostrando il piatto terminato. La cottura, una cottura che parla soltanto con la vista, Sergio Rossi. E credo che come sempre succede la sua profezia sia ad hoc. Un piatto straordinario. Secondo me è uno dei piatti migliori che ci sono qui alle Cinque Terre. Fra i migliori, non l'unico, ma fra i migliori, rappresentativo. Anche se magari meno noto del pesto. Vabbè, ma il pesto è tutta la Liguria, e questo qui lo puoi fare in tutta la Liguria, però qui ci tengono a dire che è il loro piatto. Ancora immagini che rappresentano la cottura, ecco ma tutto bene con quelli di Monterosso, eh, in questo campanilismo? Certo, quando hanno fatto il molo, che hanno tirato su il molo, vabbè, e noi dicevamo, avevamo scritto, non vediamo più i nostri fratelli di Monterosso. Ah, eh. ah, L'unico <ride> caso di fratelli in Liguria. <ride> Meno no, male. Mi le acciughe, in realtà. Certo. Ah, ecco, te lì le piace acciughe, vedi? È vero. Signora, grazie di questa grazie. accoglienza. Una cartolina davvero straordinaria delle Cinque Terre e di Vernazza. Vi lasciamo con il piatto cotto. Allora Sergio Rossi, cose serie, roba tosta, perché siamo partiti per mare, poi i vigneti e poi il piatto e dopo il piatto, beh, abbiamo chiesto di un po' di memoria storica del paese di Vernazza e ci hanno detto "Non c'è un po' di memoria storica, c'è la memoria di Vernazza con questo signore che si chiama come? Tofa. Tutti cercavano Tofa. Tofa, dove <ride> Leo Tofa, dovevo Tofa, Cristoforo. Cristoforo di nome e di cognome? Basso. Ma soprattutto Basso. anni 95 e 2 mesi. 95 e 2 mesi mentre i turisti passano davanti alla telecamera, si fa così a vernazza, è questo il bello. Abbiamo chiesto a Sergio Rossi in una trasmissione come la nostra che parla di posti belli ma soprattutto di alimentazione, quale fosse il segreto per arrivare a 95 anni con questa memoria e con questo fisico? Questo non lo saprei dire, però so che non ho, non ho riguardi di nessun genere nei miei. Si vede che la così, che sono, che sono un miracolato, che mi posso, mi posso. Tanto sport e tanta verdura? Niente, niente, né l'una né l'altra sono quelli che dicono quelle cose che dicono che fanno bene, io pur non conoscendolo nemmeno lo sport, e la verdura la conosco ma non mi piace e preferisco i ravioli. E... Non tengo conto neanche del fatto che a cena bisognerebbe mangiare poco. È vero, specialmente a una certa età come la mia. però se il cibo è migliore alla sera, migliore del giorno, mangio più alla sera. Questo è tofa. Ma non so che cosa sia un mal di stomaco, ma no, non è nemmeno un dente. Un caro saluto da Vernazza a tutti i medici e a tutta la scienza. Però, però attenzione. Questo signore è sempre in giro a camminare, eh, esatto. Eh, bisogna anche dire quello. Camminacci, sì, 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 vabbè, sì, sì. sempre piano. Eh? Detto questo, eh, ci faceva piacere Sergio Rossi incontrare persone del genere perché conoscono davvero tutta la storia. Più di 30 anni, capostazione a Corniglia, ha visto eh, il boom del turismo nelle cinque terre. Meglio la vernazza di oggi o quella di 50 anni fa? Guarda, eh, dipende da che cosa, che cosa si vuole sapere. 50 anni fa era tutta nostra, c'eravamo da soli. Io avrei anche una poesia a riguardo su Vernazza, una lode a Vernazza, per dire, in dialetto. Ma... 50 anni fa avevamo un altro tipo di vita, mio padre come tanti altri navigavano, la maggior parte erano in chi in campagna, chi nell'arsenale di Spezia, io ho studiato e... e poi non si so... pensava al turismo minimamente? E non si pensava al turismo. Quelli che venivano erano quelli che avevano case di solito signori, anche comandanti di una certa levatura, comandanti marittimi. Come la famiglia Gavino, che di Gavino ce n'erano molti comandanti. Ma no, venivano, oggi. Noi venivano qui d'estate eh. e noi li chiamavamo i Culi <ride> bianchi, nel senso che tanti hanno fatto ma questo, ma non so, non, tanti, la maggior parte, credo tutti, non lo sappiano che cosa, perché li chiamiamo qui bianchi. Perché i i cui gianchi erano specie di rondini, fatti come le rondini, e qua avevano i, 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 il bianco, sotto avevano il bianco, e, e giravano intorno al campanile, intorno alla chiesa, da mattino a, 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 a appena l'alba fino a sera a notte. Giravano a continuazione, ce ne erano centinaia forse di e, e abbiamo... più e poi i bagnanti li chiamavamo qui i perché una volta non veniva, non c'era il mor di fuggire una volta venivano hanno le, case anche, hanno le case e rimanevano qui tutta l'estate e venivano quando venivano le rondine, c'erano cioè anche i qui gianchi venivano in giugno certo. e, e se ne andavano poi in settembre o in ottobre Ecco ma su queste immagini che stiamo vedendo di Massimo Fornasier di Vernazza tu dici non mi dispiace poi così tanto questa invasione non perché per a gennaio, a febbraio sono da solo e no, un po' di malinconia. Sono da solo e che se uno abita da solo e va a casa tardi e cade, cade rimane lì tutta la notte perché non passa più nessuno e se c'è lo spazzino di riposo domani. <ride> Ci sta due giorni. Ma non sono un po' troppi? Eh sono troppi, ma visto che non si possono, non si possono eliminare, evitare, bisogna accettare o prendere o lasciare. Allora Sergio Rossi, il suo colpo d'occhio davanti a una persona del genere so che è rimasto anche particolarmente colpito dalla Chiesa qui a Vernazza. Eh sì, ma è... la Chiesa è un'istituzione nella stessa misura in cui lo è questo Signore, perché avere la sua età con questa lucidità e la salute che grazie a Dio lo assiste e forse quello che qualcuno dei miei amici più eh, sboccati direbbe una certa, di, una certa botta di fondo schiena perché anche i miei amici anziani mi dicono quelli che arrivano alla sua età e oltre mi dicono ci vuole un po' di fortuna e sì. beh io dico è una fortuna per Vernazza che lui stia bene ci sia perché racconta cose che diversamente si andrebbero, per, si andrebbero perdendo quindi... Cosa ha di speciale questa chiesa che stiamo vedendo? Di speciale è che, prima di tutto di speciale è che, che bella invece adesso che è bella, poi è che è fondata sul mare, che bella la nostra Gesia con i fondamenti in mare, fa parte di una poesia dialettale che ho fatto io. E è fatta con... immagino la fatica che avranno, perché una buona, una buona parte saranno stati anche moratori, anche pagati, anche se di paga, però ci saranno stati tanti volontari, perché anche una volta quando ero bambino io, quando c'era bisogno di fare qualche lavoretto eh, o, ne, o in chiesa o nelle scuole, allora chiamavano la popolazione e, e, e si presentava un'infinità di gente Romano, e il il pre, una volta in chiesa ci andavano un tutti alla messa e il, pre, il parroco, il prete, il sacerdote al mattino diceva oggi alle tre ci sarà da portare la sabbia che veniva dal magra con le barche, ci sarà da portare la sabbia fino al comune e allora veniva, e, ma, ma ad ogni modo suoneravano le campane, quel suono di campane lì lo chiamavamo astronia. Astronomia, su una astronomia. Sergio Rossi, che tempi, cos'altro aggiungere davanti a queste persone che non possono conoscere ovviamente tutta la sapienza di Toffa, ma soprattutto che colpo d'occhio prima di tornare in barca? Ma il colpo d'occhio è straordinario e fra l'altro oggi c'è gente, ma nella misura che secondo me è assolutamente ragionevole. Cioè questo, questo affollamento è un affollamento che va benissimo. Non va bene quando non ti puoi muovere uno con l'altro, sei attaccati, perché qualunque cosa succeda veramente rischi allora, che, che allora possa succedere un disastro. Lo fa, nonostante, gli diceva lui mentre andava cioè nonostante preferisco il doppio, è il 9 gennaio o febbraio quando ci sono solo. Tu hai visto, scusa che ti interrompo, la Vernazza le Cinque terre senza turismo, dei vigneti dove i cinghiali non c'erano. Oggi vedi la Cinque terre la Vernazza con i cinghiali, tanti, e con tante persone che portano ricchezza e quant'altro. Non si torna più indietro la Vernazza del futuro tra 30 anni, no, tutta l'immagine così? Penso, penso che Vernazza nel senso, come dire... In quel lato lì ha perso, perso. Non parlo di tranquillità perché, come ripeto, io non sono. a volte sono anche contento quando, a volte, vedo della gente di 70 anni che dice alle 11 o alle 10: Me ne vado a casa perché ti vado a casa? Perché non mi chiude la gente? Io invece esco quando c'è la gente. In un certo senso, credo di, di, di non essere ancora scheletrico Insopportabile perché di solito i vecchi non sopportano più niente, invece per me va bene tutto. Toffa, grazie davvero. Non so, l'ultima domanda di Sergio Rossi, l'ultima curiosità rispetto a questo incontro casuale, ma per noi assolutamente di cuore che ci ripaga insomma, di questa trasferta. Perché? Ma tanto non ce lo dice il segreto per arrivare come lui alla sua eh, età. Non lo so. Eh, vedi, non ci credo. Quelli che non te lo vogliono dire <ride> dicono che non lo sanno. No, 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 non no. Ma a volte andiamo a mangiare a pigione. Io non fai dei ravioli ancora fatti a mano, anche mia moglie li faceva. Adesso ho 89 anni, alle non è come me. Ma sei abito. scelta per la giovane, eh? sei anni in eh. meno? Eh, avevo, sì, sei sì, <ride> anni, ma l'ho conosciuto che ne aveva 13. <ride> e... e questi ravioli allora? E queste... Allora andiamo a mangiare i ravioli dove li fanno ancora? A mano. A mano. Eh. Perché sì, io risento i ravioli, a volte li compro a mia figlia. Non le dico niente perché anche troppo che ci, ci faccia da badante così, però non sono quelli di. Là. E allora una volta siamo andati, in, eravamo con Gianni lì, il padrone, con Emanuele e con altri due. E poi dice, il cameriere dice, ed era sera, il cameriere dice: Se ne volete ancora due, ditemelo. E eh, dico due portali, mi ha portato un bel piatto di servizio così, che dovevano andare a me e a un altro. Questo qua se ne sarà preso tre, poi gli altri me li buttati nel mio piatto e li ho mangiati tutti. A proposito di come è si è arriva. Come un, come, domani, un un come un bambino. Come un bambino. Grazie, grazie davvero grazie. di questa accoglienza, il nostro viaggio continua, state con noi. Gli affezionati telespettatori di Viaggi in Liguria la scorsa settimana ricorderanno il lancio di quello che succederà da qui a sette giorni. Sergio Rossi, lei era andato via prima già per il primo sopralluogo di quella trasmissione che, esattamente come lo scorso anno, ci porterà con il pesto sulle dolomiti. Ebbene, ne abbiamo parlato sette giorni fa, ne parliamo in questa trasmissione perché ci piace questo ponte in vista di quella puntata tra montagna e mare, la filosofia della nostra trasmissione. Come si farà il pesto a 3.000 metri lo scopriremo tra sette giorni, ma nel frattempo come si fa? il pesto alle 5 Se terre più mare di così la prossima la facciamo galleggiante eh, perché... in mezzo a tanti turisti da ogni parte del mondo per lanciare la trasmissione non perdetela davvero per nessun motivo tra 7 giorni quei grandi campioni non solo dello sci ma dello sport in generale ci avvaliamo di questo cuoco un simbolo di Vernazza che si chiama Alessio Rossi siamo nel punto forse più conosciuto eh, di Vernazza, uno dei punti più nobili delle Cinque Terre. Guardate cosa c'è intorno, incredibile. Eh, telefonini, macchine fotografiche, il pesto è questo. Sono venuti per lei, lo sapevano e hanno detto per lui forse. <ride> allora, come raccontarlo e soprattutto Sergio Rossi, al di là del fatto che gli ingredienti sono sempre quelli, il basilico dopo genovese e tutti gli altri, come racconteremo da qui a sette giorni, ma... Vediamo se ci sono delle differenze anche rispetto alla genovesità e rispetto anche alla montagna. Lui deve farlo come lo fa lui, così noi, no, noi non dobbiamo dare giudizi perché il pesto non è tutto uguale dappertutto. Meno da, male. Da, pesto, da dove si parte allora? Si parte dalle, dai pinoli e dall'aglio. Si parte con i pinoli e l'aglio, si fa una bella cremina all'interno del mortaio. Tu metti come primo ingrediente quindi... Pinoli e aglio. I ingredienti principali sono quelli, per partire col, col pesto. Tra sette giorni scopriremo che alcuni campioni lo preferiscono senza aglio, ma è chiaro che noi dobbiamo stare nella tradizione, giusto? Esatto, la tradizione vuole che l'aglio ci sia, per forza, se non c'è l'aglio. Quindi non è andiamo, pesto, con andiamo con l'aglio. Andiamo con l'aglio lo pestiamo un pochettino, no? Ci lo ]iamo. pestiamo un pochettino, Sergio Rossi, cosa può cambiare sotto il sole della tarda primavera per il basilico? Adesso cambierà che questo basilico, stando qua questi dieci minuti, non sarà contentissimo, ma quello vabbè pazienza. Noi l'abbiamo portato bellissimo e quindi si vede. Per il resto non è che cambi molto, anzi questa qui potrebbe cominciare a essere la stagione migliore per il pesto perché ora poi piano piano da qui in avanti il basilico è esattamente nel suo periodo d'oro. Noi da anni diciamo che quello che raccontiamo ogni mercoledì sera, viaggi in Liguria, l'enogastronomia, il cibo, la Liguria sia il veicolo migliore per portarlo al mondo, quello che sta accadendo intorno a questo tavolo, testimonia Sergio Rossi. Sì, anche perché la cosa bella è che comunque è arrivato qualcuno dicendo, ah, pesto, pesto, quindi sanno di che cosa parliamo. <ride> poi? Allora, quindi andiamo col, col basilico. Sì. Una volta mettiamo il basilico mettiamo anche il sale grosso per dare uh, abrasione, per far sì che, le, che il sale si vada a sciogliere con, uh, con le foglie del basilico. Che aiuta anche a non ossidare, quindi... È... Esatto, che è un ossidante come quello, esatto. E la reazione di questa gente che sta guardando mentre tu fai il basilico, quando arriva al ristorante e gusta il pesto, qual è? Eh, sono tutti con la bocca aperta, fanno wow. <ride> la tipica espressione è quella, il wow, che è bellissimo. Ma da ristoratore delle Cinque Terre noti differenze rispetto alla genovesità? Eh, sinceramente no. <ride> cioè, eh, La genovesità del pesto eh, poi si fa in maniera uguale, eh, noi cerchiamo di, tre, di farlo alla tradizione, quindi restiamo con gli ingredienti principali che sono i sette ingredienti tipici del, del pesto. Ecco, Sergio Rossi, approfittiamo anche per spiegare qualcosa in più senza svelare troppo di quello che succederà nella prossima puntata. Lei ha fatto un sopralluogo, come i telespettatori sanno, la scorsa settimana. Sarà una vera e propria sfida, un vero e proprio campionato tra eh, grandi campioni. Mentre lui versa l'olio, quanto olio? Olio, basterebbe un due cucchiai d'olio. Tu ti stai rapportando per una porzione da? Da una persona persona. Dicevo Sergio Rossi, grandissimi nomi che non svegliamo ancora ma certamente dopo quella puntata della, del 2022 con Mauro Corona e Cristian Ghedina risaremo, saremo nuovamente su quei livelli. Ma Credo che la cosa più bella sia l'accoglienza che ci hanno riservato nei, nei preliminari e soprattutto il fatto che il basilico in questo modo, il basilico in parte, il pesto diventi un Praticamente un vettore della nostra cultura, un, una, uno strumento per fare la promozione della, della nostra cultura, in questo caso gastronomica. Ma ormai il, il basilico è cultura al 100% ligure. Abbiamo iniziato a parlarne la scorsa settimana, continuiamo a parlarne oggi e poi l'appuntamento con questa trasmissione speciale il 7 di giugno. Cosa stai mettendo? Mettiamo del parmigiano reggiano 24 mesi. Ripetiamo per l'ennesima volta, i formaggi sono due Sergio Rossi? I formaggi sono due per chi ce li vuole mettere, perché se non ce lo vuoi mettere ce ne metti uno e se ti piace solo il pecorino te lo fai col pecorino e nessuno deve venirti a dire. Chiaro che poi se tu esatto. vuoi fare una ricetta che sia come per esempio il campionato, c'è cioè la ricetta Vabbè. quella modello, devi farla una ricetta, non è che puoi dire alla gente fai come vuoi, no. però assolutamente a casa uno va secondo i propri gusti. E noi cosa abbiamo fatto con i formaggi? Ne abbiamo usato solo uno, il parmigiano giorno 24 mesi eh, perché gli abbiamo dato, vogliamo dare più cremosità e meno sapidità al pesto visto che abbiamo usato il sale e l'aglio. Eh, a questo punto? A questo punto il risultato è quello del pesto eh, classico, quindi rimane un po' più filaccioso, non è eh, tutto omogeneo come si fa col, col mini prime, diciamo. Quindi rimane un po' più grumoso e, e ha le foglie un po' più secche. Certamente un'idea come un'altra, un'idea da liguri è mettersi qui col banchetto e andare avanti tutta l'estate e fare come li chiamano i moderni show cooking? Cooking show, sì. L'insegna del pesto e dei nostri prodotti, rossi. Ma secondo me potrebbe essere anche una cosa che sicuramente la gente sarebbe attratta, perché poi, come lei ha visto, c'era molta curiosità, soprattutto. Nel, nel guardare il procedimento, ora che il pesto è fatto, ognuno se ne torna a guardare le sue cose. <ride> <ride> Detto ciò, eh, tu quanto pestelli normalmente? Quando si capisce che può bastare così? Ma si capisce subito quando fa la crema, quando, quando, si, quando si vede che è una crema, che è una, una bella cremina, allora finisce lì, eh, altrimenti se, se si perde troppo liquido perché le foglie sono bagnate o perché non riesci o lo, lo, lo lavori troppo. Ecco, da ristoratore che deve fare anche quadrare i bilanci oltre che dare roba buona e gustosa, come si fa con i pinoli a 100 euro al chilo? Eh, no. i pinoli bisogna essere parsimoniosi, <ride> come si dice da noi, no? Quindi o oh, eh, si tratta anche di, di prendere i pinoli diciamo non proprio italiani, purtroppo eh, la scelta è anche quella. Io non vado per quelli asiatici perché preferisco quelli italiani, però tanto si cade sulla scelta dei siberiani qua e là. E purtroppo a volte si fa. No, no, ma bisogna dire una cosa però, allora, tanto lui è onesto, che è, secondo me è un grande merito, perché le quantità di pesto che girano, se noi guardiamo le quantità di pinoli che ci sono, è difficile farle combaciare, poi non c'è solo il pinolo italiano, gli spagnoli, per esempio, del nostro problema del cimicione erano riusciti a risolverlo prima, hanno fatto un sacco di pinoli, quindi ci sono pinoli mediterranei, cioè si fa come si può, ci sono i rottami di pinoli per fare alcune cose, cioè uno fa un po' come gli pare, insomma come riesce a fare meglio. Si possono fare a questo stato ancora delle correzioni, lo diciamo a beneficio delle atlete, degli atleti che saranno protagonisti col mortaio tra sette giorni? Assolutamente sì, si può aggiungere naturalmente più olio, più formaggio e, o più sale. Il resto non si può aggiungere né togliere. Te lo sei giocato a sto punto, quello che hai fatto hai fatto. Quello che hai fatto hai fatto, esatto. Devi essere contento di quello che hai fatto. Bravo. Come, come un bravo chef. E le Cinque Terre <ride> il pesto, simbolo di Liguria, viene proposto con quale pasta? Eh, tipico il trofeo al pesto o gli gnocchi, noi facciamo anche gli gnocchi qua al ristorante, quindi sono molto buoni anche quelli. Lei, Sergio Rossi, davanti a un americano, davanti a questo pubblico, con quale pasta si sentirebbe, come dire... Passano pure davanti alla telecamera dal Giappone, trenete. tutto consentito. Trenette, secondo lei, è l'essenza migliore? Assolutamente. Perché? Per me, io lo capisco lui, perché quelle sono forse le più conosciute oggi, però se fossi io, quelle del cuore sono le trenette, che creano qualche problemino in più, perché bisogna farle bene che non rimangano asciutte però e soprattutto perché le trofie oramai si sono sdoganate in tutto il mondo però le trenette il mio cuore, lei mi ha chiesto quelle sì. del cuore dovessi avere un'azienda deciderei secondo quello che mi chiede la gente Cosa sono le 5 terre? Posso questa digressione? Cosa vuol dire 5 terre? Beh ce ne siamo resi conto nella registrazione di 7 minuti di pesto te passano avanti, te passano re, te passano su via la telecamera proprio no <ride> figurarsi niente. poi sulle cose serie No, eh, questo è, e tenga conto che siamo amati Maggio. lei immagini cosa vuol dire fine giugno luglio discorsi ovvi per te immagina assolutamente sì Anzi, Anzi, non diciamo speriamo che siano così perché eh, sì, esatto. se eh. loro hanno l'attività qua sì. bene detto ciò un'estate a tutto pesto Assolutamente sì. Il pesto è molto richiesto è il pesto? Il pesto è molto richiesto da tutti, proprio da tutti, gli italiani e stranieri. Ma negli sì. ultimi anni c'è stata più richiesta, secondo te o è tutto. cioè è da tempo che è così? No, è da tempo che il pesto è richiesto in maniera. e voi sentite di avere in questo posto una responsabilità speciale, perché se tu hai ti grammo, pesto è e, finita. Eh? Eccolo lì, esatto, noi, siccome rappresentiamo Genova, poi Genova è qua dietro le spalle. Se non facciamo il pesto come si deve, poi ci, ci denunciano. <ride> <ride> Grazie davvero di questa opportunità. Non capita tutti i giorni di fare il pesto in mezzo alle 5 Terre. Vi ricordiamo, per l'ennesima volta, mercoledì 7 giugno, ore 21, il pesto approderà invece sulle Dolomiti, coi grandi campioni dello sport italiano. Grazie davvero, Grazie. buon lavoro e buon estate. pesto la dolcezza. Sergio Rossi la conclusione di questa trasmissione da Vernazza, anzi dalle alture di Vernazza, 12 abitanti nei 12 mesi l'anno, così raccontano che poi d'estate si moltiplicano in virtù di 70 posti letto. Siamo a San Bernardino, frazione di Vernazza e il ciclo si chiude, si potrebbe dire, perché siamo partiti da quella barca che raccontava di esperienze, insomma, tra agricoltura, mare con eh, un cameriere che lavora presso quella struttura che abbiamo raccontato. Il cameriere è qui, che non si ferma soltanto a portare piatti. Sì, no, eh, diciamo che forse il cameriere è un'occupazione, non è una qualifica, perché come qualifica penso sia ben differente. però eh, l'importante è che la condizione sua è quella che non so se chiuda o apra il cerchio, perché alla fine lui sta iniziando un nuovo percorso. Quindi... Il protagonista si chiama. Lorenzo Galletti, e la tua storia qual è per raccontarla alle amiche e agli amici da casa? Uno studente che parte da qui, dalle Cinque Terre, va a Milano a studiare e poi. E poi, una volta tornato per colpa del lockdown e rimasti fermi un po' di tempo, ho deciso di aprire un'azienda agricola, lanciando prima un crowdfunding per sostenerla, e adesso, piano piano, nel tempo collaboro con Zero CO2, un'azienda molto importante sia a livello italiano che a livello mondiale per la riforestazione nel mondo e con cui pianto alberi l'anno scorso 200 limoni, quest'anno 80 tra limoni e mele e altri alberi e in tutto questo oltre al nostro all'orto che è stato creato finalmente ho anche il laboratorio per concludere come Riprendendo un po' le vostre parole, questo cerchio della filiera verticale, così da arrivare dalla produzione, per, passando per l'elaborazione del prodotto e arrivare alla vendita diretta fino al consumatore. Allora, tanto, Sergio Rossi, pensando alla mamma 94enne, credo che la prima sottolineatura. è. Ricerca fondi, crowdfunding è una ricerca di fondi. Sia legata a quello, a spiegare crowdfunding, nel senso che lui ha detto al mondo, attraverso i nuovi media. Vi piace la mia idea, siete disponibili a finanziarla e avete trovato delle sovvenzioni importanti? Sì, siamo arrivati a un gol di circa 9.000 euro, è stato un lavoro molto importante, abbiamo fatto una pianificazione di circa 7 mesi che è la parte sostanziale della creazione di questa campagna e ci ha permesso di iniziare a muovere i primi passi. E adesso l'obiettivo qual è? L'obiettivo adesso è di continuare a pulire più terreni possibile alle 5 terre riportandole per quanto posso io al loro antico splendore, ma soprattutto cercare di avviare un processo di cambiamento anche nella mentalità delle persone, quindi di creare un po' di network e di fare questo lavoro tutti insieme. Là davanti, mentre eravamo partiti col sole, stanno arrivando le nuvole e qualche goccia di pioggia, ci sono dei terreni, tu dicevi, tuoi. Sì, 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 non eh, mi fermo solo a Corniglia, avevo fatto la domanda per un PSR, che è un piano di sviluppo rurale della regione, con cui andrò a sistemare 12.000 metri di terreno. 5.000 sono alla Madonna di Reggio, il santuario di Vernazza dove c'erano anticamente i frati, terreno della parrocchia e della curia che ci ha dato in affitto e altri terreni a Piculla, tutte per queste frazioni all'interno del nostro comune. Ma voi vi chiederete, e non soltanto voi, ma questi dolci cosa ci fanno qui davanti a noi? Come dicevo prima, cerco di utilizzare le mie materie prime per creare qualche cosa oggi vi ho creato una pasta sfoglia con eh, scusate una pasta frolla al gusto di limone con una crema di limone tutto con i limoni coltivati da me e piantati l'anno scorso 200 limoni che hanno già i limoni in cima zero trattamento quindi abbiamo usato tutto zero scarto e Ecco qua il risultato. Aspettando poi il telegramma di Sergio Rossi con cui chiudiamo tutte le trasmissioni, non resteranno senza assaggio. Credo, Sergio Rossi, ci siamo dimenticati di dirti, di, dirci, di dire, di raccontare e di dire agli amici da casa che questa è la frazione dei basso. Così c'è scritto in quella botte che il parroco aveva fisso. Sì, eh, dicevo, scherzando, che il parroco non sarà stato a Stemmio, gli hanno messo la testa della botte lì a Basso, peraltro, come il nostro amico incontrato qualche minuto fa, sulla, grande grande piazzetta di, storica, sì. sulla piazzetta di Vernazza. Detto questo, Massimo Fornasiera ha ripreso anche le piante del tuo orto: che piante sono quelle? Giù nell'orto ho piante di ogni tipo, eh, partendo dai pomodori con cui vado a creare la salsa, e, oppure abbiamo melanzane, cipolle, cetrioli, zucchini con cui faccio per esempio torte di verdure, o addirittura prodotti in barattolo come possono essere le. mi manca la parola. Giardiniere. le giardiniere, esatto, le giardiniere sotto aceto, tutto come dicevo con chi... più di chilometro zero. Tra Quindi... qua e l'orto sono 3 chilometri, dai. Invece in questo laboratorio dove ti abbiamo visto all'opera, a San Bernardino appunto, eh, fai anche vendita diretta. Faccio anche vendita diretta, durante la settimana si potranno acquistare i prodotti e delle cassette, delle box con vino e prodotti salati da mangiare per fare aperitivo. Il venerdì, il sabato e la domenica potrete trovarmi qua, così si potrà fare vendita diretta e aperitivo. Ma il futuro di un giovane a San Bernardino a Vernazza a Corniglia per chiudere davvero quel cerchio, che futuro è? Soprattutto come ti immagini da qui a dieci anni? Tu avevi studiato per tutt'altro, avevi studiato per fare il pubblicista, sei sì, nato a Milano e sì, hai per... fatto una università importante. Sì, per fare turismo, lavorare magari ecco dalla parte un po' più, come dire, della nel pubblico, della governance, di chi tira i fili e sono finito invece al contrario a fare il ruolo più umile di tutta la catena. E mi immagino che tra dieci anni finalmente ci saremo resi conto che i pilastri di questo parco nazionale sono l'agricoltura e il mantenimento del territorio. L'agricoltura è l'unica modalità per mantenere il nostro splendido territorio e quindi spero che ci sarà una connessione e una forte collaborazione tra gli enti i nostri comuni e noi in prima linea a combattere. Allora Sergio Rossi suonano le campane a San Bernardino ma è tempo di conclusioni, è tempo di bilanci, di telegramma con la solita domanda. Cosa lascia questa puntata dando fin d'ora appuntamento al 7 di giugno, il primo passaggio di Viaggio in Liguria dedicato al pesto, come già abbiamo ricordato davanti al mare di Vernazza che approda sulle Dolomiti con i grandi campioni dello sport italiano e non solo, anche i grandi chef che si cimenteranno nell'arte del pesto, del basilico più in generale. Ma cosa lascia questa puntata tra mare, agricoltura, buona cucina, storie umane, giovani e anziani? Io credo che salute, mi piacerebbe che lasciasse un'immagine di ciò che rappresenta in realtà il parco, cioè il parco è i luoghi, il mare, la bellezza naturalistica, ma l'enorme lavoro degli uomini nei secoli. E questo è un fatto. Il secondo fatto è che va benissimo. Penso sia un bel risultato avere tutto questo turismo oggi e quindi diciamo che grazie a tutti, probabilmente grazie ai comuni, grazie alle aziende, grazie al parco c'è questo. Il terzo passaggio per me è quello del, del capire oggi cosa vuoi fare nei prossimi anni e secondo me non ci sono alternative al dosare in qualche modo il turismo, perché questo non è un posto da mangiare o da bere come Milano. Questo è un posto da gustare in silenzio, con calma, con tranquillità. Questa roba qui non la puoi buttare giù dal gozzo a quelli che scendono per mezz'ora dal traghetto e, e poi li fai risalire sul traghetto. Questa è una roba che devi vendere per il valore che ha. È valore di sacrificio, di terra, di meraviglia, di fortuna di essere qui, di capacità di stare dietro al territorio, di avere voglia tutti gli, tutto l'anno di curare le proprie cose e alla fine di presentarle a quelli che arrivano. Questo credo sia un passaggio culturale, un po' come quando si fa indigestione perché si ha tanta fame e si mangia alla svelta, però poi il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo, la fame l'hai placata e cominci che mangi regolarmente. Qui si deve prendere della regolarità, a mio modo di vedere, è solo una mia opinione, magari sbaglio, non sarà quello, però io vedo quel futuro lì per le Cinque Terre, perché loro vivano bene, loro che lavorano, che fanno delle Cinque Terre il posto che è. Possano viverci bene e non in un posto che diventa il deserto dopo le 8 di sera, o dopo le 9 di sera e tre mesi d'inverno, dove non hai più magari un negozio di quelli che dà il servizio giornaliero, ma hai solo cose per i turisti. Bisogna cercare di mediare e il tempo naturalmente c'è adesso. Intanto, complimenti, non so se li interessa. E mi interessa, sì. Prego, allora, complimenti davvero all'autore di tutto questo. Un commento sulle parole di Sergio Rossi, immaginando da qui a dieci anni puliti ulteriori ettari? Sicuramente, eh, condivido pienamente le sue parole e noi siamo diventati negli ultimi vent'anni uno dei posti più famosi nel mondo. Ora dobbiamo far capire che noi non siamo le persone dietro le casette colorate, non vendiamo solo magliette e souvenir, ma che il nostro territorio, come dicevi, è mandato avanti dal lavoro delle persone che è quello che poi l'ho fatto diventare patrimonio unesco, perché noi siamo inseriti tra i patrimoni unesco, perché siamo il connubio perfetto tra uomo e natura. Chi ha ascoltato questa trasmissione, chi ha visto le immagini splendide di Massimo Fornasier, ricorderà in avvio quella ragazza in mezzo ai vigneti che diceva talvolta abbiamo l'impressione di essere animali allo zoo, di essere fotografati come eh, veri e propri cartoni animali. Sì, sì, sì. Eh un po' una visione snaturata delle cinque terre uno se vuole veramente percepire l'essenza delle cinque terre dovrebbe venire d'inverno magari anche capire com'è il posto e provare a entrare in connessione con questo territorio però Milano può aspettare tu non te ne vai più basta 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 ho provato e sono molto felice di essere tornato a casa e sono veramente uno degli amanti numero uno di questo territorio giudizio tecnico Sergio Rossi questo molto buono e ehm, ha ragione quando dice che la, la frolla doveva stare un minuto in meno ma dipende da quanti minuti si lascia dentro poi la, la crema perché se la crema la lasci un po lì con la frolla leggermente più croccante la crema con la frolla cede un po di umidità e diventa perfetta comunque ne sono rimasti 4 se vuoi me li prendo io no guardi io devo ah, assaggiarne ancora uno poi siamo 1 2 3 e massimo fornasier 4 quindi uno ciascuno lei è il più grosso da la ringrazio, sempre magnanimo e gentile. Se non l'aveste capito, tra sette giorni ci vediamo sulle Dolomiti per una puntata a base di pesto. È tutto, Sergio Rossi? Ma non è mai tutto, dovete venire e darvi un'occhiata a voi, noi facciamo gli apre pista. Grazie davvero, dimentichiamo qualcosa per strada? Assolutamente no. Vi invito qui a San Bernardino a vedere il lavoro che facciamo e. Una balena nelle 5 terre non ci sono balene? No, 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 nelle 5 terre no. Ogni tanto passano qua davanti, si vedono anche quelle. <ride> Può essere una nuova cosa da venire a vedere. <ride> Grazie davvero. In bocca al lupo, venite davvero nelle 5 terre a conoscere anche i periodi morti, soprattutto per gustare appieno la filosofia di queste terre. Noi ci vediamo precisi e puntuali tra sette giorni. Allegri.